Ma ne esce male perché si è visto che ci sono opinioni diverse, di questa diversità non si è voluto tener conto e questo rappresenta un vulnus che peserà nella vita interna del partito. Però non è di questo che mi preoccupo, sono altre le mie preoccupazioni, lo confesso. E ieri si è approvata una delega vastissima, senza elementi precisi di riferimento. E questa delega, una volta applicata, non solo potrà togliere diritti alle persone, ma addirittura può ledere alcune delle stesse norme della Costituzione. Io non so come verrà scritto il demansionamento, oppure come verrà scritto il controllo a Controllo a distanza. distanza, per non parlare del reintegro che, come sappiamo, è stato l'oggetto della discussione di queste settimane. Ma lì ci sono delle possibili lesioni della Costituzione, riguardano i diritti delle persone. Io non so se ce se ne rende conto. Quando verrà scritta la norma attuativa, ci troveremo di fronte ad un'altra discussione che può avere anche esiti oggi imprevedibili, perché il confine tra il lecito e l'illecito è sottilissimo e dunque ci sarà una penalizzazione delle persone che lavorano, ma addirittura questa penalizzazione può diventare norma in Costituzione.